Avevo brividi di freddo, piccoli doni divini, DVB, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità e Movimento. Svegliandomi dalla trance, avevo brividi di freddo e gli occhi pieni di lacrime. Tanto è vero che mia moglie, per scaldarmi, mi strinse a sé. Ero stordito dall'emozione. Non riuscivo a capire che ero tornato sulla terra. Poi le voci intorno a me mi riportarono alla normalità. Iniziai a raccontare quello che avevo visto e quello che mi aveva detto Enzo. Poi le mie trance divennero più frequenti, come più frequenti erano gli incontri con le persone. Io e mia moglie partecipammo a molti congressi portando la nostra testimonianza. Da uno di questi congressi arrivò una verità che io non conoscevo. Accadde così. Iniziai a sentirmi strano, diverso dalle altre volte. Ero al bar dell'albergo e intorno a me c'erano degli amici. Mia moglie ed anche un giornalista che scrive di parapsicologia. Sentivo una grande vibrazione di energia che partiva dai miei piedi e piano piano saliva verso l'alto fino a inondarmi il corpo. Tutti insieme entrammo nella stanza dell'albergo. Appena entrati, andai in trance e dalla mia bocca uscirono tre apporti, chiodi lunghi 10 centimetri. Tutti i presenti furono sbalorditi per la lunghezza dei chiodi che facemmo successivamente analizzare all'Università di Padova grazie all'interessamento della sorella Giuliana. Con stupore venimmo a conoscenza che l'età dei chiodi risaliva a 2000 anni fa. Continua.